Congresso Filclim CGIL d'Aquila, Siracusa, un'opportunità strategica per il paese. La Filclim CGIL di Siracusa si è intestata delle battaglie per reggere le sorti e contrastare la crisi congiunturale che ha colpito tutti i settori della vita produttiva del paese. Si è aperto così il terzo congresso della Filclim CGIL di Siracusa, una segreteria Filclim più forte, il cui programma deve puntare a un reale rilancio del comparto. Abbiamo l'opportunità di confrontarci costantemente con Giuseppe D'Aquila, in quanto anche segretario generale della Filclim Sicilia, e conosce bene le questioni siciliane legate al polo industriale siracusano nell'ambito regionale. L'obiettivo primario della segreteria Filclim riguarda la ripresa delle discussioni sugli investimenti nell'area industriale e sulla chimica per il consolidamento dei rispettivi stabilimenti. Gli obiettivi per noi ineludibili sono l'avvio di una fase di sviluppo sostenibile con le bonifiche, realizzare gli investimenti annunciati e, se necessario, rimodularli, rivendicandone altri più consistenti, avviare una nuova fase di confronto con le istituzioni a tutti i livelli per individuare percorsi possibili al fine di rendere questo territorio più attrattivo e competitivo, ricercare una nuova coesione sociale con i cittadini, rivendicando il nostro ruolo di promotore di un possibile sviluppo sostenibile e integrato, non da ultimo perseguire una qualità del lavoro più elevata e meglio tutelata. Si parla insistentemente di responsabilità sociale per l'industria 4.0, strumenti agevolativi e cyber security, rivolto alle imprese che cambiano per rendere il paese più sostenibile di fronte ai nuovi scenari mondiali. Lo sviluppo industriale ha creato benefici, ma ha anche generato degrado ambientale, cambiamenti climatici, disparità di reddito e benessere tra paesi. I progetti a noi e dalle popolazioni, convinceteci della bontà di questi ed impostiamo una vertenza a tutto tondo con la Regione Siciliana e lo Stato centrale per la realizzazione di miliardi di euro di investimenti che sono necessari in questo territorio per determinare sviluppo, occupazione, efficienza, per gestire la fase di transizione, per radicare i processi industriali a questo territorio. Facciamolo dentro una logica di interscambio di interessi generali, in modo aperto, trasparente, altro che reddito di cittadinanza. Solo in questo modo le popolazioni di questi territori potranno mettere in soffitta le drammatiche conseguenze dell'antico ricatto fra la salute e il lavoro che ha caratterizzato questa industria per troppo tempo, ma queste devono poter interpretare in modo cristallino la possibilità di determinare un nuovo scambio possibile con un modello di industria moderno che oggi voi rappresentate, un'industria che guardi in modo sempre più attento all'ambiente, all'ecosostenibilità, attraverso le migliori tecnologie, all'interscambio fra le diverse economie territoriali. Voi rappresentate un'industria che deve aiutarci a superare il concetto di bonifica come mero strumento di risarcimento del territorio fine a se stesso, anziché considerarlo come un'occasione di reindustrializzazione. Rappresentate un'industria che può e deve determinare le condizioni per creare centri di eccellenza e di riqualificazione dei propri addetti e dei lavoratori dell'indotto, che per primi loro pagheranno le conseguenze, ahimè, della non gestione dei processi energetici. Con la piena consapevolezza di questi argomenti, la Filclim apprezza lo sforzo ed il lavoro che CGIL e CISL e UIL territoriali hanno profuso per mettere in campo il protagonismo confederale al fine di definire una piattaforma territoriale sui temi della nostra zona industriale. Per come è noto, abbiamo rinunciato insieme a FEMC e Wiltec alle iniziative di categoria che avevamo già deciso ed abbiamo lavorato tutti insieme per trovare una sintesi unitaria, intercategoriale e confederale. Riteniamo sia questo il giusto modo per svolgere il nostro ruolo. La nostra categoria ha dato il nostro contributo di idee e proposte e soprattutto ha rispettato i patti e le inevitabili mediazioni messe in campo. Lo abbiamo fatto insieme a FEMC e Wiltec con sano spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Comprendo le difficoltà di ogni categoria e il livello di emergenza oggettivamente differente rispetto al quale sono necessarie in alcune occasioni azioni di protesta estemporanee ed improvvise. Ma le confederazioni dovranno ancora compiere, a parer mio, un duro lavoro fra le categorie dell'industria per scardinare logiche del passato che innestano un'insensata guerra fra poveri che non può più appartenere al movimento dei lavoratori di questo territorio.
Ribadisco in questa sede che per la Filtre non esistono lavoratori di serie A e di serie B, come non possono esistere i ricatti di chi tenta di prendere in ostaggio un'intera area industriale senza una logica razionale e soprattutto condivisa quantomeno fra di noi. Le regole di ingaggio devono valere per tutti e se dobbiamo cambiarle in corso d'opera le cambiamo tutti quanti insieme. In questa logica troverete sempre nella Filtre un'utile sponda per sostenere qualunque azione necessaria atta alla risoluzione dei problemi dei lavoratori. Compagni e compagni, come vedete la nostra ambizione è troppo alta per farci travolgere dagli eventi, dai comportamenti spocchiosi, dal caos, dal bieco populismo, dal vuoto della politica. Sarà il nostro compito tenere la barra dritta per non rimanere orfani di una progettualità di sistema che manca, che dobbiamo costruire per un sistema territoriale avanzato che sarà l'unica via di salvezza di questo territorio, dei lavoratori e dei cittadini.